Veronica Angeloni, ciao, benvenuta nei nostri social, come sta andando? Ciao. Ma procede, diciamo che per carattere, un po' di caratteristiche, insomma, forse anche per il lavoro che facciamo noi sportivi, non si molla neanche a casa. Anche se ovviamente ci sono momenti di noia, inevitabili, perché abituati a fare una vita super impegnativa, super attiva, passiamo tanto tempo seduti. Quindi diciamo che cerco sempre modi per rimanere attenta e attivarmi. Fai la capitana anche da casa? Sì, ci provo. Mando i messaggi in chat alle compagne, le stresso anche da casa. Come va il lavoro fisico? Perché più di quello non si può fare. No, va bene, va bene. Io ho pensato di organizzare la mia giornata mettendo ogni mattina un allenamento. Poi spesso lo faccio anche in diretta sui social perché è proprio un modo anche mentale di avere un appuntamento e quindi serve per non fare passare i giorni. Sai, dove perdi un po' la cognizione del tempo. Questa cosa sembra una cavolata, ma l'ho imparata dal Grande Fratello perché è una sorta di reclusione uguale. Quindi qua, avendo la possibilità di avere orari, di avere i social, allora mi sono, insomma, messa questi obiettivi e ho detto, beh, la mattina mi sveglio, mi alleno, non so, da dopo l'allenamento, dopo pranzato, studio, quindi mi do, diciamo, degli appuntamenti quotidiani. Una routine per non lasciarsi andare, Sì, giustamente. esatto, perché se no di testa i primi giorni dove ero un po' persa perché ti abitui da tutto a niente, andavo a dormire tardi, mi svegliavo tardi e proprio ero più rincoglionita, se si può dire, perché comunque non, sai, perdi un pochino, non so, il ritmo anche fisico. Certo. Quindi ti stai preparando anche per un'eventuale ripresa, sperando che possa arrivare presto. Magari sarebbe un sogno, ovviamente la situazione è talmente drammatica e critica che sì, fai delle previsioni, ma anche difficile non da crederci, ma da dire ok, a quando? Perché ovviamente per ora tutti gli appuntamenti che ci eravamo dati, anche sportivi, si sono spostati, sono stati rimandati, quindi finché non finirà questa situazione, purtroppo possiamo solo sperare, continuare a allenarci, rimanere attivi, ma è difficile capire quando e come. Prima hai parlato di studio, mi risulta che hai dato un esame proprio ultimamente. Allora, ieri mattina, questa è bella, fa capire il disagio della mia vita. Io sono una persona che ti direi, sono un pochino, non sfigata, un pochino. Allora, mi sono organizzata con permessi e quant'altro per fare questo esame. E quando sono arrivata al punto che poi ero da sola in una stanza con un computer, ho scoperto che il mio esame è stato posticipato a giovedì perché c'erano troppi studenti, nella piattaforma. Quindi ho detto vai. Quindi un'altra settimana di ansia, sto ritornando a studiare come se non fossi stata preparata perché ho detto ho sempre paura di dimenticarmi le cose. Diciamo che sono poi un po' una secchiona quando mi metto degli obiettivi in testa. Quindi. Quindi gli esami saltano anche adesso che si fanno a distanza, non solo prima. Sì, li posticipano, però è normale perché sono 20.000 studenti, quindi insomma una piattaforma non è nata per fare gli esami online, l'hanno modificata adesso, quindi ci sta. Ovviamente ho fatto un po' tipo la faccia mia imbronciata di ieri, ho detto vabbè, un'altra settimana di angoscia, perché poi mi angoscio più per lo studio che per una partita, quindi vabbè. Corso stai seguendo? Psicologia. Sì, sì, Distanza sì. dalla laurea? È lunga, lunga. Ho ripreso da poco gli studi, ho ripreso da pochissimo perché li avevo un po' abbandonati, un po' avevo scelto, in realtà avevo scelto altri studi in passato, però non ci stavo dietro senza poterla frequentare e finalmente mi sono iscritta all'università online che per il nostro tipo di attività agonistica è consigliata, perché è più facile poi studiare da casa. Se l'attività riprenderà per lo scampolo finale di stagione, dovrete dare un bel colpo di reni, per riuscire a salvare la categoria. Sì, assolutamente. Infatti il rammarico più grande che ho è che verso la fine avevamo trovato veramente una quadra. Eravamo, non so, sai, quando hai un po' più la consapevolezza della tua squadra, ci stavamo attaccando veramente a tutto, quindi in questo momento dove dicevamo sì ragazzi, è difficilissimo, è un'impresa, ma possiamo farcela, praticamente stroncate perché ovviamente è finito tutto. Cioè, in senso, è stato interrotto. Quindi sarebbe bello poter riprendere e
poter essere, insomma, decisive per salvarsi. E poi vi aspetta probabilmente un periodo di riposo comunque un po' più lungo, tutte le attività si fermeranno, anche quelle internazionali sono già state rinviate, per cui arriveremo forse tutte quante, arriverete più, tutte quante più pronte, più fresche alla prossima stagione. Sì, sicuramente. Io penso che, ti ho detto, è molto difficile anche pensare al futuro, a cosa potrà essere l'estate, quindi gli allenamenti che ognuno di noi fa in estate. Io, ad esempio, mi alleno molto col beach volley, 2 contro 2, non faccio competizioni, ma mi alleno con dei ragazzi che giocano, quindi maggior ragione è difficile perché sono più forti, molto più forti. Però adesso penso a volte, dico, quest'estate potrò giocare a beach volley? Cioè, come sarà? Sai, c'è un misto tra speranza e confusione. In ogni caso, sì, ci sarà tempo, le preparazioni, a mio punto di vista, se tutto dovesse finire adesso, dovrebbero iniziare prima, perché comunque è tanto tempo in più dove noi siamo state ferme. Anche se ti alleni a casa, il tuo fisico, il tuo muscolo ha bisogno di allenare il salto, la reattività, cose che a casa non puoi fare tantissimo. Quindi tu che hai esperienza anche di nazionale me lo puoi dire, eventualmente finire prima, cominciare prima e finire prima la prossima stagione può dare più tempo anche al gruppo azzurro di prepararsi bene per le Olimpiadi? Beh, sì, sicuramente anche loro avranno bisogno di ritrovare la sintonia insieme, è fondamentale. Ovviamente un gioco di squadra è la base e le Olimpiadi sono state rimandate, quindi quest'estate anche loro non sapremo se potranno ricominciare, cioè riallenarsi insieme. Quindi avranno sicuramente bisogno di un periodo un po' più lungo, perché sai, le Olimpiadi è un'occasione talmente importante che è un peccato arrivarci non al top della forma. Perfetto, vero? Ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità. È stato un piacere, un bacione a tutti.